Nome. Riccardo. Tommaso. Cognome. Vitali. Veneziani. Nickname. Laika. Tedbite. Quanti anni hai? 17. 16. Cazzo ridi. Dove sei nato? A Bolzano. A Roma. Dove abiti? A A Perugia. Perugia. Come si chiama il tuo canale YouTube? The Chessplate e un altro che però non si può dire al momento. The Chessplate. E c'è anche un canale di Tedbit in realtà, però serve tipo per stalkare le altre persone. Qual è il tuo videogioco preferito? Probabilmente Dokkan Battle, no scherzo, Destiny, Destiny. Probabilmente Destiny, ma sì, Destiny. Destiny 1 o Destiny 2? Probabilmente il 2, ma perché su Destiny 1 ho fatto veramente poco. Sono arrivato in anno 3 e ho fatto poco, giocavo crogiolo, così a caso ed ero pure scarso. Invece in Destiny 2 ho fatto molto più cose, molto meglio, con più metodo, quindi mi sono divertito di più. Destiny 2 semplicemente perché sono molto più coinvolto avendo giocato dall'anno 1. Destiny 1 l'ho giocato dall'anno 2 e per dirvi come ero messo ero al 400 con le armature blu e giocavo con le armature blu, quindi ecco, non ero molto esperto, diciamo. Com'è nata la tua passione per Destiny? Oh, ho preso Destiny 1 su consiglio di Tommaso e Matteo, che è Tigre, che non saluto. E poi l'avevo preso, beh, che era Rise of Iron, quindi la collezione. E niente, ho giocato con loro, era divertente. Poi Destiny 2 l'abbiamo preso tutti insieme. In primo liceo avevo intenzione di farmelo regalare per Natale, poi ho scoperto che anche Matteo e Gianmarco, che avete visto probabilmente nei video, ci giocavano, quindi un motivo in più per prenderlo. Come vi siete conosciuti? Lui andava in classe con mio fratello e quindi boh, l'ho conosciuto perché era amico di mio fratello. Andavo in classe con il fratello di Raika, poi abbiamo iniziato tutti e tre a fare baseball e ho conosciuto un po' meglio anche Raika. Chi ha avuto l'idea di creare il canale? Io. Sì, che è Vero. vero. Ah, sì. Sta mentendo. Non è vero. Sì. L'ho avuta io, davvero. Ma che cazzo Ah, sì, dici? Tommaso. Ma non è vero. Vabbè. Ho l'altra intervista in cui dici Tedbite. Non è vero, Sì, vabbè, metterò la nego, clip. nego. Metterò la clip. Io e metterò la clip perché so che lui ha mentito. Chi ha avuto l'idea di creare un canale? Tedbite, Tedbite, Tedbite. Chi è il più cancro in crogiolo? Allora, bisogna definire cancro, perché se uno intende cancro usare le armi un pochino meta e non gli archi come fa Tommaso, allora io. Però io non gioco cancro, cioè. Vabbè, Bobina in quei che vuol dire? Uno cerca di fare le settime colonne, usa il bobino. Sicuramente Raga perché gioca con la bobina in quick play, io ho mai toccata in Due quick play. partite ce Non l'ho è vero, fatta, non è dai, su sta vero. cosa. Qual è la tua esotica preferita? Probabilmente il Mida, ma perché è un amore che porto a Destiny 1. Però adesso mi sto divertendo molto anche con lo Spezza Regina. La mia esotica preferita al momento è la cattiva condotta perché è bellissima, fantastica. Però anche ultimamente ho riscoperto la massa drag in crogiolo, è abbastanza divertente. E quella che odi? E perché proprio il Telesto? Perché, beh, è bello tumorato il Telesto. Però ultimamente non se ne vedono più di tanto in crogiolo. Perché il Telesto è scandaloso, ragazzi. Il Telesto ti prende dalla Cina, ti spara e Questa non muori. l'ho fatta. Se il Telesto fosse una persona, chi sarebbe? Allora, questa è una domanda molto difficile, ma mi viene in mente una risposta che però non si può dire, quindi la bipperete. Tommy bippala. Se il Telesto fosse una persona sarebbe mio fratello, perché è fastidioso, petulante di continuo, continua lì a tartassarti. Ta, 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 Armeria nera, promosso o bocciato? Io direi promossa, non ha pieni voti, ma promossa. Promossa perché in realtà i contenuti ci sono, ma per non rischiare Bungie ha deciso di diluirli nel tempo, quindi secondo me ha fatto bene. La miglior classe al momento? Classe e sottoclasse, direi stregone con Nova Warp è broken. Per quanto possano negarlo, i cacciatori sono senz'altro i migliori, perché hanno lo sbarramento che uccide qualunque cosa, il bastone che respinge qualunque cosa, e tutto praticamente, quindi ecco. Il miglior raid nella storia di Destiny? Credo a livello di meccaniche Ultimo Desiderio è veramente, veramente carino. Probabilmente l'ultimo desiderio, però è un po' ristretta come risposta perché in Destiny 1 non ho mai fatto un raid e in Destiny 2
Kalus è carino, vabbè, i Covi sono Covi, quindi niente di che. E Ultimo Desiderio anche come ambientazione meccanica è molto più interessante. Il miglior nemico nella storia di Destiny. Secondo me il miglior antagonista abbiamo mai affrontato è stato Gaul, perché boh, era bello convinto di far quel che voleva, quindi ci stava. Miglior nemico della storia di Destiny, probabilmente dico Oryx per la fama, però come ruolo particolare probabilmente Riven, di cui non sappiamo praticamente niente. E il miglior personaggio? Il miglior personaggio, allora, io direi Petra, perché boh, mi piace come personaggio, come caratterizzata. Però sì, dico Petra e basta. Il miglior personaggio è senza dubbio Cade. Era senza dubbio Cade. E la miglior pelata? Allora, un attimo, qui bisogna fare un attimo di recap, perché abbiamo Zavala, Osiride. Vabbè, comunque direi allora Zavala, dai, Zavala non si fa. La miglior pelata è quella di Osiride, perché viene compensata dalla barba. Qual è stato il miglior meta PvP di Destiny 2? Allora, miglior meta, sì, sicuramente quella settimana di stallo prima Preforsaken, anche se quello in cui c'era il Maiden è che mi dispiaceva tanto. Il miglior meta di Destiny 2 è stata quella settimana prima dell'uscita dei Rinnegati, in cui avevano cambiato il time to kill e non c'erano le nuove armi, quindi tipo, non so, le nuove armi ancora si giocava tranquillamente. E quello peggiore? No, è stato sicuramente lancio gravitazionale. Il peggiore, oddio, probabilmente quello Midauriel, perché ti uccidevano da distanze siderali e nemmeno ti accorgevi. Sei soddisfatto del vostro percorso su YouTube? Sì, abbastanza, dai, sta andando bene. Sì, molto soddisfatto, soprattutto perché stiamo crescendo ovviamente grazie alla vostra compagnia, ma anche dal punto di vista tecnico, che è una cosa che a me interessa particolarmente. Cosa vorresti migliorare nel tuo canale o nel modo di fare video? Allora, migliorare, boh, non lo so, un sacco di cose, perché io non sono esperto in questo individuo qui, quindi boh, diciamo un po' di cose. Non saprei, l'editing probabilmente in qualche piccolo dettaglio e la costanza. Il video di cui vai più fiero? O l'ultimo montage o che ne so, Bambinello di Morello era divertente. 51, più quant'è? 49 così. Il video di cui vado più fiero probabilmente sono tutti e tre i montage, non perché siano particolarmente belli, perché ci siano quali creep, anche perché la maggior parte le abbiamo fatte su Destiny 1 appena iniziato a giocare, ma semplicemente perché editandoli io è stata un po' una soddisfazione personale. E quello di cui vai meno fiero? Quello di cui vado meno fiero, al momento l'ho eliminato dal canale all'insaputa di Tommaso. Sì. Come l'hai eliminato? Quella di cui vado meno fiero, probabilmente tutti i video in cui non ho particolarmente voglia di giocare con un'arma, perché magari è scarsa e quindi non mi diverto, e si vede poi alla fine. Come vedi il canale per la fine del 2019? Boh, speriamo ci arrivi, e poi esce l'anno 3 di Destiny 2 e si spera bene, dai, 4.000 iscritti. Per la fine del 2019 io spero che almeno sui 6.000 iscritti siamo arrivati e boh, non saprei. Organizzerete mai un incontro con gli iscritti? Con gli iscritti, un incontro di box, sì. A me piacerebbe, il problema è che siete pochi ancora, quindi siete relativamente pochi. Considerando che siete 2000, quelli che potrebbero venire a un relativo incontro, considerando che noi siamo a Perugia, quindi non è proprio vicino alla maggior parte dell'Italia, non avrebbe molto senso adesso, però più avanti sì. Cosa pensi degli haters? Boh, non ce l'abbiamo avuta molta gente che ha rotto le scatole pesantemente su questi video, tranne uno che era Hack My Life, mi sembra, adesso faccio nomi, tanto me frega, che ha rotto anche le scatole a Leo e Ezio, giusto. E boh, nulla, cioè a me fanno ridere sinceramente, perché la maggior parte delle volte sono pure sgrammaticati, quindi fa ridere di sé per sé. Gli haters sinceramente non mi fanno né caldo né freddo, a parte qualche volta in cui rispondo, ma perché vedo che proprio le frasi che vengono scritte non hanno un senso logico. Questo video sta durando troppo? Probabilmente no, perché non aggiungeremo neanche 10 minuti per monetizzare, però considerando che ci siamo dimenticati di fare le domande di Raika, sì. Saluta chi ti sta guardando. Ciao. Ah, è un saluto di addio? No. Ah, ok. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Concludi il video.
E insomma, questo speciale 2 iscritti è giunto al termine. Avete sentito anche la controparte di Ted, che secondo me si è inventato un po' di cose false e tendenziose. Ma detto questo, scriveteci nei commenti se avete altre domande, magari vi risponderemo direttamente nei commenti. O anche su Instagram, mi raccomando, seguiteci su Instagram, su Facebook anche, ma siamo un po' meno attivi. E se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate like. Ah, su Twitch mi viene da suggerire, perché qua si fa le cose così all'insaputa mia e si è aperto una piatta di canale Twitch, va bene? E quindi anche su Twitch, che non so minimamente come leggi. The Chestplate col tratto basso, immagino, tra The Chestplate. E quindi dicevo, se il video vi è piaciuto mettete like, commentate, iscrivetevi. Noi ci vediamo domani con un nuovo video e bella a tutti. E quindi ragazzi, questa era l'intervista di Leppe per i 2000 iscritti. Grazie mille ancora. E io direi che non riprodurre tutte le cose, perché l'ha detta like, quindi ciao.